Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto. Oggi andiamo a riparare il gruppo elettroidraulico di questa Audi A3 1.6 turbo diesel col cambio automatico S-Tronic. Andiamo a sostituire, a far revisionare la centralina cambio. Praticamente, adesso vi faccio vedere, vedete? Questo qua è un cambio a tutti gli effetti meccanico. Come vedete dentro ci sono gli ingranaggi con i selettori, sincronizzatori, come un cambio manuale. Poi viene applicata su questa flangia la centralina elettroidraulica che adesso noi abbiamo mandato a revisionare, ok? Per risparmiare qualcosina dal nuovo, e andiamo a metterla a posto perché non entravano più le marce. Quando non funziona si accende la spia del cambio automatico sul display, il quadro, funzionano solo alcune marce, delle volte non funzionano proprio più perché c'è qualcosa che non funziona dentro che va in corda. Come vedete poi bisogna andare anche a sostituire l'olio del cambio, che è un classico 75-80, perché vedete che sulla calamita c'era già della molura, dello sfrido del cambio delle marce, dei cuscinetti, di tutto. Quindi per andare a fare questa lavorazione non è necessario togliere il cambio dalla macchina, perché il cambio è ancora qua vicino, si toglie solo il gruppo davanti, si fa revisionare, si vanno a ripristinare gli oli, perché ha due tipi di olio, un 75-80 classico da cambio, e invece nella centralina elettroidraulica andiamo a mettere 1,2 litri di olio LHM, quello verde per intenderci. Poi una volta sistemata la centralina sopra si andrà a fare la posizione iniziale degli attuatori con i nostri computer che abbiamo in officina, e la vettura è di nuovo a posto. Purtroppo qualcuna di queste vetture ha questo problema e parte il gruppo elettroidraulico e quindi va messo a posto. Perché questo cambio qua è un cambio meccanico robotizzato, come ce ne sono tanti altri fatti così. Infatti se qua vedete ci sono due leve, vedete queste due leve, vanno a schiacciare le doppie frizioni nel cambio, ma sono esterne, vedete che le frizioni sono esterne. Dentro questa scatoletta ci sono gli ingranaggi e qua ci sono il pacco frizioni. Praticamente è come lo stesso gruppo frizione, pacco frizione e cambio dell'Audi A1, del Golf 1.4 TSI. Invece tutti i 2.000 turbo diesel e GTI e GTD montano il cambio DSG, che è tutt'altra cosa, adesso andremo poi a spiegare un'altra volta. Quindi se avete la necessità di sistemare la centralina elettroidraulica o fare una diagnosi, se per caso sentite delle cose sul cambio che non funzionano, noi qui la Bianco Auto lo facciamo. Un consiglio che vi posso dare è sempre meglio, una volta ogni 120.000 km, sostituire l'olio del cambio interno, tanto tiene 2,5 litri di olio, quindi la spesa è veramente ridicola, e ogni 120.000 km va sostituito anche il liquido, quello verde LHM della centralina elettroidraulica. Questa macchina non è solo 108.000, quindi non era ancora arrivata a fare il cambio dell'olio. Per info e preventivi su questa lavorazione potete chiamare al numero 0141 96 92 14 o info@biancoauto.it con una mail, o potete chiamare al 345 060 86 80. Ciao a tutti amici e alla prossima.